Davide Gavazzi, sei tornato dal primo minuto, intanto come stai? Beh, diciamo sto bene, dopo un inizio un po' così così, con l'andare della partita sempre meglio. Diciamo che non senti più dolore, è già una cosa importante. No, sì, sto abbastanza bene, diciamo, ma sotto il piano del dolore comunque non mi dà più fastidio, poi la prestazione è così così, ma verrà, dai. Una partenza shock con un gol che il Novara segna sfruttando le loro caratteristiche che però voi conoscevate bene, quindi la colpa più grave, quella che indirizza la partita, è quella. Beh sì, magari è quello il rammarico di aver preso subito il gol. Comunque sul nostro calcio d'angolo sono stati bravi a ripartire, sai, hanno concluso rete. Guarda che si è confermato squadra molto forte, poi ha potuto, come abbiamo detto, giocare sfruttando le loro caratteristiche migliori. Quei due davanti sono veramente, veramente una coppia a cui bisogna fare tanto di cappello. Sì, beh, sicuramente sapevamo che era una trasferta durissima, perché era comunque la capolista, fino adesso l'ha dimostrato soprattutto in casa e purtroppo anche stasera. Credo che non solo i due davanti, credo che tutta la squadra sia un'ottima squadra. Comunque è inutile un po' stare qui a rammaricarci e pensare subito alla prossima partita. Vicenza che in casa viaggia a un'altra velocità, c'è il Varese, è un altro scontro diretto per la permanenza in Serie B che il Vicenza deve centrare, perché bene, ribadire che quello è l'obiettivo della squadra. Beh, sicuramente la testa è già là, deve essere già là, perché comunque sia la nostra partita in casa e poi dobbiamo subito chiudere, credo, capitolo qui e concentrarti con la testa contro il Varese. Una ripresa pronti via dopo il 2-0 per il Novara, ci avete anche provato per un quarto d'ora, ha avuto una buona palla Tulli, poi è tentato tutto da fuori e lì ha fatto una bella parata del portiere, diciamo che sotto porta però è mancata un po' di determinazione in certi frangenti. Sì, è vero, magari meritavamo, comunque potevamo fare almeno un gol, così non è stato, loro sono stati cinici e bravi a sfruttare le occasioni che hanno avuto. Un curriculum esterno assolutamente negativo, anche se avete affrontato probabilmente le più forti della B, può diventare però un problema, un condizionamento? Ma no, non credo un problema, dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo fare meglio in trasferta come stiamo facendo in casa e ci proveremo con tutte le nostre forze. Senti, sei stato chiamato a giocare poche ore prima della partita, il tuo esordio dal primo minuto, immagino che sperassi un risultato diverso per la squadra, anche se si sapeva che il Novara era molto forte. Sì, abbiamo preparato comunque la partita sempre nel migliore dei modi. È normale che venire in un campo così difficile con il Novara, non sai mai cosa ti aspetti, però comunque noi abbiamo dato il massimo, sappiamo comunque che le nostre qualità rimangono, siamo una buona squadra e dobbiamo cercare di dare continuità ai nostri risultati. Il primo gol nasce da questa ripartenza loro su una punizione, un calcio d'angolo vostro, e questo è a mio avviso l'errore più grave che ha commesso il Vicenza. Tra l'altro nell'azione sei, mi pare, scivolato, insomma il campo probabilmente ti ha anche tradito nell'occasione. Sì, loro, diciamo che abbiamo preso tre gol su tre ripartenze, due da calcio d'angolo nostro. Sono disattenzioni che comunque in un campo così non dobbiamo permetterci, magari dovevamo fermare prima l'azione, però sono episodi e bisogna lavorarci su. Una prestazione che sicuramente
va sottolineata con la forza del Novara. Il Vicenza sull'1-0 però ha avuto 2-3 buoni palloni per pareggiare, mancata forse quella cattiveria, quella determinazione che Gonzales e Bertani hanno messo nelle altre azioni. Sì, però quello che magari dà fastidio è che si parla sempre delle qualità degli altri e magari non della reazione che ha avuto il Vicenza ad inizio secondo tempo. Andare sotto comunque 1-0 subito, prendere il secondo gol a fine primo tempo e rientrare con la voglia adatta per recuperare una partita in un campo così non è da poco. C'è stata la reazione, purtroppo abbiamo preso il terzo gol, è andata così, però comunque le qualità di questa squadra rimangono. È di uno score esterno che è completamente diverso da quello interno, può essere un problema, anche se avete affrontato in trasferta Siena a parte le più forti della Serie D. Sicuramente, come ho detto prima, dobbiamo dare più continuità ai nostri risultati, perché fino adesso comunque abbiamo sempre vinto in casa, però abbiamo avuto difficoltà fuori casa. Dando continuità potremmo cercare di essere lì nelle posizioni che comunque, secondo il mio punto di vista, ci spettano. Senti, hai giocato da mediano centrale, un po' il tuo ruolo preferito, è chiaro che adesso ti candidi per trovare più spazio, anche se in mezzo ci sono buonissimi giocatori. Sì, no, l'importante è che il mister ci coinvolge tutti in allenamento, io cercherò di farmi trovare sempre pronto, normale che la concorrenza è tanta. Però cercherò di dare il massimo per i miei compagni, per la squadra e per la maglia. Evan Soligo, un 3-0 pesante contro una formazione però più forte, a me piace anche sottolineare i meriti degli avversari. Loro sono sembrati nell'arco della gara con un passo diverso, una squadra che è in cima alla classifica, che ha sempre vinto, anche non solo col Vicenza, quindi Vicenza ha sbagliato sicuramente qualcosa, ma bisogna, a mio avviso, partire dai complimenti agli avversari. Sì, sicuramente loro sono una buona squadra, lo sapevamo che in casa poi tengono un passo veramente impressionante, sono stati bravi e hanno vinto la partita, però da parte nostra c'è grande amarezza, perché comunque alla vigilia ci credevamo per poter invertire la rotta, visto che in trasferta non riusciamo ad esprimerci come in casa, peccato. In mezzo al campo, tu che sei uno che corre molto, loro sembravano avere un passo diverso, più rapidi, più determinati, sono anche in una condizione fisica veramente ottimale, sono bravi tecnicamente, giocano bene, ma stanno anche benissimo fisicamente. Sì, sono tutte componenti che fanno sì che poi danno il posto che hanno in classifica. Sicuramente loro sono partiti forte, poi hanno trovato subito il gol e lì la partita si è messa un po' in discesa per loro, perché comunque, come ho detto prima, noi ci credevamo, anche noi siamo partiti subito all'attacco, e prendere un gol dopo pochi minuti in un campo così difficile con un avversario di ottimo livello diventa dura. Non abbiamo mollato, però abbiamo concesso due gol sulle ripartenze che sono il loro pane. Senti, una formazione che è scambiata un po' alla vigilia, perché Botta vi ha lasciati proprio poche ore prima della partita, Minieri che si fa male nel riscaldamento, mi sembra però che di poter dire che nel calcio mai dire mai, insomma, sarebbe cambiato poco anche con questi interpreti. Va bene, sì, come hai detto tu, nel calcio mai dire mai, comunque chi oggi ha giocato al loro posto non ha fatto male, è un risultato di squadra. Purtroppo abbiamo trovato un Novara veramente, veramente in palla, che comunque al morale alle stelle, venire qua a vincere è dura. Ci speravamo dall'inizio, peccato, adesso bisogna ripartire come abbiamo sempre fatto, e bisogna però dare continuità allora in casa. Una Vicenza che ha affrontato le più forti praticamente in trasferta, ha perso sempre tranne a Grosseto, può diventare un problema questo score esterno negativo?
Ma alla lunga può diventarlo, nel senso che comunque la continuità di risultato è importante. Però non dobbiamo mollare, dobbiamo crederci, dobbiamo lavorare come stanno facendo e dobbiamo correggere gli errori che magari vengono più in evidenza in trasferta. Daniele Martinelli, sconfitta contro il Novara che ha confermato tutto quanto di buono si diceva della formazione di Tessera alla vigilia. Sono forti. L'appunto che vogliamo, se vogliamo fare al Vicenza, che magari tre gol in contropiede, quello magari stona un po', però loro sono veramente bravi, bisogna riconoscere i meriti anche agli avversari. No, bisogna giù il cappello, sono un'ottima squadra, stanno molto bene fisicamente, giocano un gran calcio, si è visto, hanno meritato la vittoria perché comunque sono stati più pericolosi, anche se comunque, come dici te, il rammarico è di dopo sei minuti concedere subito una ripartenza che è il loro punto forte su un calcio d'angolo nostro, cioè, quindi anche loro la partita si è subito messa nel migliore dei modi per loro, anche per le caratteristiche. Io penso che la squadra ha cercato di giocare, siamo arrivati molte volte anche noi comunque come loro vicini all'area di rigore a fare tiri, però sì, ecco, siamo stati precisi come loro. Sì, la differenza è che loro sembravano essere più determinati, più bravi, se vogliamo, nell'ultimo tocco. Tulli ha avuto una buona palla, Bruscata ha avuto un'altra buona palla, però non si riesce a buttarla dentro, e nel calcio la differenza è importante. Sì, diciamo che siamo stati magari belli fino al limite dell'area, fino alla tre quarti, e poi come spesso ci sta accadendo non riusciamo a essere concreti, perché comunque anche loro ci hanno concesso diverse occasioni potenzialmente molto pericolose, siamo arrivati molte volte a fare cross, però non siamo mai riusciti a essere tanto pungenti, mentre loro si vedeva che davano la sensazione di essere pericolosi in ogni circostanza. Loro dopo aver trovato il vantaggio, dopo 5 minuti, giocavano quasi con un 9-2, e questi 9 tutti dietro e questi 2 davanti che sono veramente indemoniati, probabilmente stanno anche in un momento di forma straordinario, voi dietro avete fatto fatica come del resto tutte le altre difese delle altre formazioni che hanno affrontato il Novara. Penso che in questo momento sia la coppia della Serie B meglio assortita e che sta meglio, lo dimostrano, oggi hanno fatto altri 2 gol, quindi sono a 16 gol in 2. Sono ottimi giocatori, stanno bene, mi ha fatto fatica, sì, però dobbiamo cambiare, cioè, mentalità, dobbiamo essere più decisi e cercare il gol con più cattiveria. Senti, una Vicenza che ha dovuto anche cambiare nel secondo tempo modulo, avete provato anche una difesa a 3, avete provato a portare più uomini verso l'area di rigore di Uicani, ma non siete riusciti a essere pericolosi come avreste voluto. Sì, diciamo che nel secondo tempo abbiamo provato questa soluzione, stavamo tenendo abbastanza bene il campo, loro partivano solo in contropiede, però alla fine, a parte 2-3 tiri da lontano, qualche calcio d'angolo, non siamo mai riusciti a essere pericolosi, quindi sicuramente su questo lato bisogna migliorare. Un'ultima cosa, questo campo, insomma, c'era qualche difficoltà a stare in piedi, soprattutto per Rossi, per i più piccolini, più gracili soprattutto. Ma sì, sicuramente Rossi potrebbero, cioè, sono un po' più abituati, ma io, cioè, non è il campo secondo me che ha fatto questa partita, perché io ho visto, sì, noi qualche difficoltà l'abbiamo trovato, ma a me sembrava che anche loro avessero le stesse difficoltà che avevamo noi, avevano gli stessi vantaggi che avevamo noi, perché comunque sia non è quello, è una squadra che si è dimostrata squadra, gioca bene, si vede che è un gruppo consolidato, c'hanno entusiasmo e si è visto sul campo, quindi non il campo sì, ma non è quello che ha fatto la differenza secondo me.